Chico, mi senti? Eccoci. Aspetta un attimo, sì, io vi sento, voi? Ciao, sì, ti sentiamo. Benvenuto e grazie tantissimo per la disponibilità. E ti porto i Grazie a voi. saluti di tutto il consiglio della PGA italiana. E ti volevo presentare un mio collega che però avrai visto nelle varie registrazioni che insieme a me facciamo da moderatore in queste giornate, che è Davide, che ti voleva fare un saluto personale. Ciao Francesco, sono ormai anni che non ci vediamo in Ciao Italia. Davide. Grazie per la tua disponibilità. Abbiamo già parlato abbastanza di te nei pochi minuti in cui eri nella waiting room. Grazie per essere qui perché è molto importante per noi sapere anche e conoscere, soprattutto dal punto di vista del giocatore, quali possono essere i miglioramenti che un coach può fare. E soprattutto dato da quello che tu hai potuto raggiungere come obiettivi e quelli che raggiungerai, quelli anche che nella tua esperienza hai da poter fare sharing con noi. Quindi grazie ancora per questo tempo e penso che sia un'emozione per tutti averti qui con noi e basta, let's start. È un piacere anche per me. Spero di apportare qualcosa con la mia esperienza. Ovviamente non ho conoscenze di insegnamento diretto, però sono felice di condividere quella che è stata la mia esperienza, la mia traiettoria, diciamo. Bene, allora Fantastico. senti, siamo più di 100 collegati, qualcun altro sicuramente arriverà ancora perché ho avuto tante altre conferme. Entrerei subito nel vivo e così andiamo subito nel concreto. Vorrei partire, beh, innanzitutto come si sta lì a Londra? Com'è la situazione? Si sta simile all'Italia, siamo in lockdown da questa credo sia la quinta settimana, perché abbiamo iniziato un po' dopo. C'è mia figlia qui che ha deciso di interrompere. Emma, cosa fai? Scusate, sì, sto facendo una cosa, puoi andare sotto. E comunque sì, per cui siamo qui, come vedete, con la famiglia. E si fa quel che si può, non è facile. Io adesso ho due bambini, lei ha appena iniziato a scuola, Tommaso è a scuola oramai da un po' di tempo, per cui cerchiamo di aiutare loro e io cerco, quando ho il tempo, di mantenere il più possibile il lavoro golfistico, diciamo. Ecco, senti, ma così di primo acchito mi viene da chiederti se hai mai passato così tanto tempo senza giocare in un campo da golf da quando sei professionista? No, ma neanche credo che da quando probabilmente avevo 12-13 anni non mi sia mai successo di stare così tanto tempo lontano dai campi, ma quello immagino un po' per tutti noi che siamo in questo sport, è la stessa situazione, non è niente di diverso da quello che state facendo e vedendo voi. Eh sì, è una situazione complicatissima, però ecco, noi cerchiamo di andare avanti come riusciamo anche con questi incontri. Senti, Certo. volevo partire dal meeting che noi come PGA abbiamo fatto lo scorso anno, che molto carinamente avevi lanciato un video messaggio e avevamo ospitato Phil Kenyon, che tra l'altro poi verrà a seguire di questo incontro, verrà intervistato tuo fratello sulla sua pagina Instagram. Sì. Volevamo sapere se appunto i tuoi allenamenti, sia con film, ma anche con diciamo gli altri componenti del tuo staff in questa quarantena vanno avanti e se vanno avanti in quale modo, soprattutto appunto con Phil e Dave. Sì, ovviamente vanno avanti in maniera diversa. Io sono stato via fino a quando ero al Players, quando hanno interrotto il torneo dopo il primo giro, poi sono tornato a casa la prima settimana, non ho fatto nulla, e poi sì, abbiamo riniziato comunque a lavorare. Ovviamente è un lavoro per certi versi più superficiale, perché facciamo tutto appunto da remoto, via videochiamata o io gli mando video. Mi sono attrezzato in casa come ho potuto, per cui come tanti ho una rete in giardino e un tappeto per pattare qui dietro di me. E cerchiamo di approfittare di questo momento. Ovviamente
diciamo che per quel che riguarda Dave, la parte di performance è più complicata da allenare quando le strutture, diciamo, sono così limitate. Quello che abbiamo cercato di fare è di approfittare di questo periodo con Phil, ma anche con Danny sul gioco lungo, per fare, diciamo, un punto sulla situazione tecnica. Guardando il lato positivo, sicuramente rispetto a quando sei a metà stagione, come eravamo a inizio stagione, e giochi tanti tornei, diventa complicato effettuare dei cambiamenti di tecnica, anche se magari vorresti farlo e pensi che sia la cosa giusta farlo. Per cui questa situazione ci ha dato sicuramente l'occasione per fare un lavoro approfondito, puramente tecnico, sia sul pat che sul gioco lungo. Benissimo, grazie. Questa è una domanda più personale che altro. Ero curioso di sapere se avevi già in mente, in un futuro, quando si ritornerà sui campi, il primo colpo che tirerai. Hai già in mente? No. Quale sarà il primo? Hai mai pensato? Adesso qui in Inghilterra stanno parlando il 7 maggio di riaprire i campi, ma non i campi pratica. Per cui, se quello sarà il caso, andrò a fare 9 buche, sarà un t-shot probabilmente, però non ci ho pensato, ma ovviamente qualsiasi siano le circostanze, diciamo, sarà bello tornare a vedere la palla volare e non colpire la rete immediatamente dopo una frazione di secondo. Certamente. Senti, poi sempre una mia domanda personalissima, poi ne snoccioliamo tante altre. Volevo sapere se avevi qualche retroscena divertente da raccontarci delle tue vittorie, quindi possiamo parlare dell'Open d'Italia piuttosto che l'Open Championship, la Ryder, tante altre dei tuoi successi. Uno in particolare che ricordi come ricordo importante, che hai un'immagine ben nitida nella tua testa. Ce ne sono tanti, ovviamente ho avuto la fortuna di avere oramai una carriera lunga, ma ti dirò che quando ci penso, comunque per me i ricordi più forti quasi sono in momenti non di torneo. Io sono sempre stato uno che comunque ha sempre lavorato guardando molto a me stesso, a cosa migliorare, a come migliorare, per cui momenti belli che mi ricordo, ci sono tanti momenti appunto in allenamento, magari lontano da tornei o magari in giri di prova dei tornei, in cui magari ho sentito che le cose stavano migliorando, che le cose stavano andando meglio. Aneddoti riguardanti i tornei penso che li conosciate già più o meno tutti. Se vuoi parlare dell'Open Championship a Carnoustie, brevemente vi posso dire che Carnoustie è un campo che io odiavo e in un certo senso odio tuttora con tutto me stesso. Io avevo smesso di andare a giocare il Dunhill Links principalmente per non dover giocare a Carnoustie tutti gli anni. Poi ovviamente quando c'è l'Open Championship ci si va. Sono arrivato, avevo giocato la settimana prima il John Deere in Illinois, che magari anche giustamente tanti avevano criticato come scelta, finendo secondo. Avevo viaggiato domenica notte, ero arrivato lunedì a pranzo Carnoustie stravolto, per cui tra il fatto che ero stravolto fisicamente, mentalmente, perché comunque arrivavo da prima dalla vittoria in America, dall'Open d'Italia, dalla vittoria a Wentworth, per cui ero proprio, mi sentivo più che in riserva, e il fatto appunto che il campo assolutamente non mi dava sensazioni positive, chi l'avrebbe mai detto? Se mi avessero detto lunedì che la settimana sarebbe finita poi come è finita, non ci avrei creduto, ma neanche lontanamente. C'era, ovviamente arrivavo lì informissima, forse tra quelli più in forma, per cui anche tra i giornalisti c'era gente che mi diceva comunque stai giocando benissimo, hai fatto vittorie, secondi posti, e io magari allora anche rispondevo sì sto giocando bene, però tra me e me pensavo A, sono stravolto, B, questo campo non ci sono sempre andato
in disaccordo, però alla fine non è andata così male. Direi assolutamente di no. Visto che parlavamo di Open Championship, la nostra responsabile dell'ufficio stampa, che conosci molto bene, la Silvia Odisio, mi ha mandato una domanda relativa appunto a quella gara lì. E credo che sia collegata, magari la farei intervenire così la fa direttamente lei. Silvia, se ti vuoi accendere il microfono e fare la domanda. Eccomi, mi senti? Ciao Silvia. Ciao Francesco. Sì. Piacere di vederti. Allora, il tuo Open Championship, 7-4, 6-9, 7-2, 7-6. A fine gara hai detto queste parole. Hai detto, ieri ho giocato a golf senza metterci abbastanza cuore. Oggi è stata la giornata perfetta perché ci ho messo passione. E questo ha fatto la differenza. Ecco, puoi spiegare se e come si può migliorare questo aspetto, se si può trovare in realtà anche, se si può lavorare in qualche modo anche su questo oppure no, sul cuore e la passione. Sì, ma credo, se mi ricordo bene, quelle parole le ho dette dopo l'Open Championship dell'anno passato a Portrush. A Portrush, sì, a Portrush, io parlo okay. Di Portrush, scusami, 2019, vabbè. Scusami. Sì, no, è un aspetto che si può lavorare sicuramente, è un aspetto, come dire, molto collegato alla motivazione. E penso che nel golf, come in tutti gli sport, arrivati comunque a un livello, diciamo, di elite, sono le piccole cose a fare la differenza, per cui ovviamente tutti quelli che giocano sul tour sono motivati, tutti quelli che giocano in Open Championship sono motivati. Però anche nella stessa motivazione, cioè poi si può chiamare passione, si può chiamare grinta, si può chiamare con vari termini, c'è quella cosa che ti dà quel pizzico in più di concentrazione e che poi alla fine si riflette sullo score. Per cui sì, quello era un momento in cui, soprattutto dopo il terzo giro, già dopo il secondo, ma anche dopo il terzo, parlando con le persone intorno a me, avevamo identificato quello come una leggera mancanza di grinta, di cattiveria, di passione. Per cui sì, si allena quello. Io sono un grande, sono convinto che si possa allenare tutto quello che riguarda lo sport, il golf, ma lo sport in generale, per cui quelle che sono le etichette che poi a noi vengono attaccate magari dai giornalisti o magari dai tifosi, sono cose che assolutamente si possono cambiare, sono cose passeggere. Grazie. Niente. Senti Chico, mi ha scritto anche Max Florioli, che tra l'altro in questo periodo è stato veramente poco bene, ancora in ospedale. E ho sentito l'altro giorno in una delle dirette, per cui prima di tutto gli mando un abbraccio, poi sicuramente ti sentirà con la registrazione. Voglio rassicurare tutti che il peggio teoricamente è passato e insomma l'evoluzione della sua situazione è positiva. Ovviamente ci stringiamo tutti a lui con la speranza che da quell'ospedale ne vada fuori velocemente. E allora, avevo una sua domanda legata appunto all'aspetto mentale e mi chiede, è stato, sicuramente, quanto la tensione simulata in allenamento è vicina a quello che trovi in gara? Chiaro che è una domanda un po' difficile alla quale rispondere, però potrebbe essere interessante il tuo punto di vista. Quanto è vicina? Non molto, per quanto ovviamente in allenamento si cerca di ricreare una condizione simile, e poi impossibile ricreare la stessa tensione con l'adrenalina della gara, soprattutto dei momenti decisivi, non si riesce a ricreare in allenamento, però sicuramente quello che si può fare in allenamento è lavorare su certe condizioni come la non ripetitività, diciamo la variabilità dei colpi su
ci sono vari meccanismi che utilizziamo. Questo è l'ambito in cui Davor mi aiuta e mi ha aiutato di più. Per cui ci sono vari meccanismi che utilizziamo in allenamento. Secondo me, più che per ricreare la tensione della gara, è per comunque cercare quello che è il nostro limite, tra virgolette, in allenamento e spingere l'asticella, spingere il limite ogni giorno un pochettino più in là. Sono cambiamenti che richiedono tempo e costanza e un sacco di ore di allenamento e di sforzo, però poco a poco, se riesci a trovare quelle condizioni giuste in cui ogni giorno spingi l'asticella un pochettino più in là, poi secondo me quando ti trovi in difficoltà, magari, o comunque quando ti trovi in un momento di tensione in gara, sei meglio attrezzato per reagire bene. Indubbiamente, come non essere d'accordo. Sempre sul discorso del cambiamento, Max mi chiede se all'inizio, quando ti sei, diciamo, circondato di tutto il tuo staff, è stato difficile cambiare questo metodo di allenamento, se è stato più difficile, più che altro, affrontarlo dal punto di vista mentale e psicologico, ecco. No, direi non difficilissimo, onestamente, perché secondo me ho avuto la fortuna di cambiare il team intorno a me, di cambiare il modo di allenamento in quello che era il momento giusto per me. Era il 2015 e avevo fatto la mia prima stagione in America da socio del PGA Tour, tenendo la carta, però comunque senza fare niente di particolarmente eccezionale. E sentivo dentro di me comunque una forte motivazione, di nuovo una forte spinta per cercare di fare qualcosa di più. Ecco, non ero particolarmente contento dell'indirizzo che stava prendendo la mia carriera e quindi quando mentalmente, diciamo, sei in quelle condizioni e approcci un cambiamento con quell'umore, con quello stato d'animo, Non è così difficile cambiare. Ovviamente sarebbe stato molto più difficile cambiare quando magari le cose vanno benissimo, tutto va benissimo, sei convinto delle cose che fai, e allora ovviamente sei molto più restio a fare dei cambiamenti. Però io personalmente in quel momento ero, tra virgolette, pronto a tutto, per cui è stato relativamente facile. Non è stato facile, magari, comunque, per certe persone intorno a me. Ho dovuto licenziare il mio caddy comunque dopo una stagione positiva, e solo dopo una stagione, che non è una cosa che io faccio normalmente, però sentivo che comunque non... per lui purtroppo è un ottimo caddy, ha grandissima esperienza, però penso che avrebbe fatto fatica appunto a cambiare il suo modo di lavorare in quel momento. Per cui la cosa più difficile per me di quel momento è stata quella. Immagino. No, non è facile, indubbiamente. E io lascerei la parola al mio collega moderatore Davide, che è sicuramente più bravo di me nel fare questo tipo di mestiere. Quindi Davide, è stato grande, cosa dici? No, sono impacciato. Con la nuova rasata poi stai ancora meglio. Stai, esatto, ancora perfetto. Niente, Francesca, la prima cosa che ti chiedo è, volevo chiederti qual è il tuo campo preferito, ma adesso so che è Carnoustie, ovviamente, giusto? Mi chiedono come mai lo odiavi Carnoustie, me l'ho chiesto Simone a minuto. Ma perché, no, adesso, per carità, odiare è una parola forte, però è un campo dove ho giocato in realtà il mio primo British Open, il 2007 forse, non mi ricordo l'anno esatto, e non ero assolutamente pronto, come dire, a essere competitivo, per cui mi ero preso delle belle legnate nei denti. E poi era un campo comunque dove appunto i primi anni, soprattutto sul tour, andavo tutti gli anni al Dunhill Links, e tra il fatto che il Dunhill Links si gioca ad ottobre in Scozia e fa sempre un freddo cane, è sempre un campo che non ero riuscito a domare, non ero riuscito a fare bene quanto volevo, per cui ci sono dei campi. Immagino,
potresti giocare anche in calzoncini, pantaloncini e via, senza problemi. Ma adesso comunque, per adesso non sono ancora tornato, nonostante l'abbia vinto e nonostante abbia avuto appunto la possibilità con Danny Links di tornare negli ultimi anni, non l'ho ancora fatto, però ovviamente adesso lo vedo in una maniera diversa, ecco, magari prima di smettere a tornare a fare un altro Danny Links ci torna. Ottimo, come sta la tua schiena? La schiena sta bene, appunto è stato uno degli aspetti su cui ho lavorato nelle ultime 5 settimane. Sì, è stato forse più faticoso uscirne di quanto pensassi. Io, tra virgolette, ho avuto la fortuna di non avere praticamente mai saltato gare per infortunio durante la mia carriera. Purtroppo è successo a Bay Hill, dove dovevo difendere il titolo. Al player stavo meglio, pensavo comunque di essere già uscito dopo una settimana, invece poi tornando a casa mi sono reso conto che comunque era un problema più serio, ecco, di quello che pensassi. Però adesso appunto ho avuto 5 settimane di, diciamo, riposo e riabilitazione, per cui adesso mi sto allenando di nuovo come, diciamo, come faccio normalmente, ecco, tirando 100-150 palle in giardino al giorno, facendo palestra, come posso fare palestra a casa, e mi sento bene, per cui quello è un aspetto molto positivo. Ottimo. In quale momento in tutti questi anni di gioco hai pensi che sia stata una svolta clamorosa nella tua professione? Può essere nel tuo aspetto fisico, mentale, di gioco, tecnico, perché hai cambiato caddy? Qual è stata secondo te la svolta decisiva nella tua carriera? Tanti momenti, tanti mattoncini, non c'è... Faccio fatica a trovare un momento per dirti, no, in quel momento esatto c'è stata una svolta clamorosa. Sono tante piccole cose. Se guardi la mia carriera, comunque divisa in varie fasi, diciamo, c'è stato l'inizio in cui comunque lavoravo con Dennis, ma Sergio Bertaina mi seguiva ancora molto da vicino. Poi dopo qualche anno sul tour mi sono trasferito qui a Londra, e per cui naturalmente ho iniziato a spendere più tempo con Dennis e un po' meno con Sergio. Poi c'è stato il momento un po' più avanti, comunque, di quando ho iniziato a giocare in America, che anche quella sicuramente è stata un momento decisivo, perché come dicevo, dopo la prima stagione nel 2015 mi sono reso conto che se volevo davvero continuare in America, vincere in America, essere competitivo in America, dovevo fare dei cambiamenti. Per cui direi, ecco, quelle tre fasi lì. Quindi una volta, quando tu hai vinto poi l'Open Championship, i goals che ti sei dato praticamente sono stati ancora di oltrepassare i tuoi limiti e migliorare su quell'aspetto lì, oppure hai deciso di anche andare a lavorare su aspetti che potrebbe essere un aspetto fisico o tecnico che prima non avevi mai lavorato prima, perché magari potevi raggiungere ancora di più? Dopo l'Open Championship? Sì. Sì, ma io lo vedo... Secondo me l'Open Championship, in generale la stagione del 2018, che comunque ho vinto in America per la prima volta, appunto ho vinto il mio primo major, ho fatto una Ryder Cup comunque a un livello sicuramente diverso dalle due Ryder Cup che avevo fatto prima, lo vedo come una culminazione di un processo, di un lavoro, di una traiettoria che è iniziata appunto nel 2015. Forse anche sorpassando comunque quelli che erano i miei obiettivi, le mie aspettative. Per cui poi dopo, onestamente, non è stato facile, soprattutto nell'immediatezza dopo il British Open, dopo l'Open Championship, comunque quando fai qualcosa di così grande e che comunque magari onestamente non eri, anzi sicuramente non eri neanche sicuro di poter... raggiungere nella tua carriera, in un certo senso inevitabilmente ti senti vuoto, perché comunque appunto hai raggiunto gli obiettivi, hai finito il percorso,
io secondo me sono stato bravo comunque per il resto del 2018 e l'inizio del 2019 a cavalcare un po' l'onda, ecco, della fiducia, dell'adrenalina, del fatto che comunque tante cose andavano bene, stavano andando benissimo, però poi inevitabilmente arrivi in un momento in cui ci deve essere un calo mentale, fisiologico, perché comunque siamo esseri umani e perché comunque appunto mentalmente quando raggiungi gli obiettivi devi avere il tempo comunque innanzitutto di riconoscere questo fatto e poi di riprogettare tra virgolette quello che è il percorso successivo, ecco, non è un interruttore della luce che accendi e spegni e funziona o non funziona, per cui adesso mi sento in quella fase in cui sto di nuovo tra virgolette cercando di reinventarmi, di decidere anche cosa voglio fare tra virgolette negli ultimi anni della mia carriera, di cosa voglio raggiungere, e una volta stabilito quello poi bisogna ovviamente, come dire, fare un piano, una pianificazione e vedere come arrivare a raggiungere quegli obiettivi. Ottimo. Quanto pensi sia importante per un giocatore che per un tour player sapere diciamo la tecnica in dettaglio, la biomeccanica o piuttosto l'anatomia del corpo umano, quindi ogni singolo aspetto del golf praticamente? Sì, ma dipende molto dalla personalità di ciascuno e dipende anche secondo me dal momento in cui sei nella tua carriera, ecco. Soprattutto per un ragazzo giovane che sta iniziando, magari sta, come dire, passa da dilettante a professionista, non credo ci sia particolare bisogno di una conoscenza in profondità di quello che è in generale, diciamo, la tecnica, la biomeccanica, tutti quelli che sono gli aspetti che appunto riguardano più voi maestri allenatori che non i giocatori in sé. Sicuramente quello che si deve conoscere è se stesso, deve conoscere il suo swing, il suo gioco il meglio possibile. I suoi limiti, Dave mi direbbe che non ci sono limiti, ma sì, soprattutto sì, quello che è lo swing, diciamo, anche parlando di tecnica, la propria tecnica, sapere cosa succede quando tiriamo dei buoni colpi, cosa succede quando non tiriamo dei buoni colpi. A me quello che ha aiutato poi alla fine in campo a giocare è sempre stato quello, ecco, i momenti più difficili secondo me e per me personalmente, non vuol dire che lo sia per tutti, sono quelli in cui tiri magari dei colpi che non ti aspetti e che non sai da dove vengono, allora lì sì, veramente sei in difficoltà in campo perché non sai da che parte iniziare per evitare di tirare quei colpi, ecco. Ottimo. Ho una domanda da Michele Rigone. Se per tua esperienza o di quelle dei tuoi colleghi big, consiglieresti di sfruttare il proprio gioco fino in fondo prima di cambiare o ritieni necessario anticipare i cambiamenti? E di nuovo, secondo me dipende un po' dalla motivazione, un po' dagli obiettivi che ti poni, nel senso che, di nuovo usando me come esempio, nel 2015... ma anche prima, ancora prima del 2015, gli anni prima comunque ho giocato due Ryder Cup 2010-2012, poi nel 2014 non mi sono qualificato e avrei potuto pensare non importa, sono contento di averne giocate due, anche se non ne gioco più, non è una cosa che mi cambia e avrei potuto continuare a fare le cose come prima. Se sei uno che invece si pone seriamente un altro tipo di obiettivi, allora sì che anticipare i cambiamenti in un certo senso serve. Sfruttare il tuo gioco ti porta fino a un certo punto. Se sei fortunato di essere un talento assoluto alla Rory o alla Dustin Johnson, o giocatori di quel tipo che comunque poi ovviamente lavorano e hanno dietro, come dire, molto più di quello che non sembri quando poi li vedi giocare con quella facilità. Però comunque se hai più talento, magari ecco, puoi anche più cercare di sfruttare quello che hai. Lì dipende da
anche da voi maestri, comunque da voi allenatori, ecco, saper riconoscere sicuramente negli allievi che avete davanti quali sono le loro vere potenzialità, e decidere se cercare di fare dei cambiamenti o no, ecco. Ottimo. Ho una domanda da Antonio di 7. Cosa pensi dei maestri italiani? Ok, la prima domanda è: come valuti coach USA rispetto a quelli europei? E poi mi collego alla domanda di Antonio. Ma io, non ho mai lavorato direttamente con un coach americano, per cui diciamo che parlo per quello che vedo, ecco, sugli altri, ma senza esperienze direttissime. Però ovviamente negli anni io li ho conosciuti, li ho visti lavorare con tanti miei colleghi. Sono stili diversi, ecco. In America comunque, per tutto quello che riguarda l'approccio al golf e per come funziona il loro sistema dei college, c'è, da un lato c'è meno attenzione alla tecnica e c'è più attenzione comunque a quello che è la competizione, nel senso l'andare in campo e fare uno score con quello che si ha, e dal lato dei maestri comunque il golf in America, dal punto di vista nostro dei giocatori, ma anche dal punto vostro dei maestri, è più commerciale, diciamo. Per cui, anche se io non sono magari propriamente d'accordo, è molto importante lì sapersi vendere, saper creare un sistema, tra virgolette, che possa essere vendibile magari anche online, magari anche adesso ovviamente con i mezzi che ci sono in tanti altri modi, ecco. Per cui non c'è giusto o sbagliato, secondo me lì è proprio l'impostazione che è un po' più diversa. In Italia comunque c'è più il concetto del, almeno io adesso manco dall'Italia da tanto tempo, però comunque c'è il maestro di circolo che, come dire, che cura i suoi allievi, che ci passa il tempo, che crea forse anche più una relazione. E poi comunque anche per quel che riguarda, diciamo, i giocatori più competitivi, mediamente sono bambini che iniziano e sono talentuosi e vengono seguiti dal loro allenatore attraverso comunque tutta la loro crescita, per cui sono percorsi molto diversi. Hai già risposto praticamente alla domanda di Antonio, che praticamente diceva: qual è secondo te, cosa devono fare secondo te i maestri italiani per avere una maggiore visibilità all'estero, quindi avere anche maggiori, che ne so, tour players o piuttosto che giocatori forti che vengono in Italia. E penso che è una cosa che hai detto, cioè sapersi vendere, penso che sia assolutamente fondamentale, perché vedo che comunque ci sono maestri che probabilmente di tecnica non ne sanno magari così tanta rispetto a altri, però avendo un marketing o comunque sapendosi vendere riescono ad avere personaggi o comunque giocatori molto molto forti. Sì, quindi, ma quello comunque si vede molto anche sul tour, senza fare nomi, ma ci sono allenatori, ci sono coach che sono più, diciamo, sempre, come dire, alla ricerca di nuovi allievi e di nuove reclute, invece ci sono altri che hanno appunto motivazioni diverse e seguono i loro allievi senza cercare così tanto di essere famosi, di essere conosciuti, di vendere il loro prodotto. Ottimo. Chiedo a Gianluca Pietrobono, che vuole intervenire, di accendere il microfono, così ti fa la domanda diretta. Gianluca, per favore accendi. GL, accendi il microfono. Eccolo. Eccolo. Ciao Chicco. Ciao GL. Come stai? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Grande. Domanda. Senti, romantica. Domanda romantica, bravo. Esatto, è più una curiosità, guarda. Poi non abbiamo più avuto modo di vederci, anche all'Open d'Italia qui alloggiata, e ho cenato insieme a Dodo, ma tu non c'eri, no? Volevo ritornare alla buca 15 del Masters, ok? Sì. No, questa è la mia curiosità, perché poi le telecamere non hanno inquadrato il secondo colpo. Allora, che succede? Tu vai a destra col drive leggermente, o tiri troppo dritto, quindi finisci negli alberi di destra, no? Sì. D'accordo. Sì. Poi dovevi fare un layup dal bosco ad una certa distanza dal green. Penso che con Peio avrete valutato tutte le variabili ed anche la distanza ideale a cui dovevi restare, no? Suppongo. Però non si è vista la situazione, non so se hai un brutto line, una brutta posizione degli alberi davanti. E ho visto che sei finito in rough dalla parte opposta.
Sì. D'accordo? E quindi praticamente l'albero poi è entrato in gioco, poi l'hai preso perché ha rischiato un po' troppo. Okay. Volevo sapere che cosa è successo su quel secondo colpo. Se ti è partita un po' forte perché sei andato lungo di là, o hai trovato la palla messa male, quindi l'hai attaccata appena di più, oppure c'erano delle condizioni per cui è successa quella cosa. O un semplice errore di valutazione, non lo so. Questa era la mia curiosità, perché in quel sì. caso non hanno mai chiarito le telecamere, ecco perché... No, ma innanzitutto dico che sì, la 15, quando ripenso all'ultimo giro, comunque tanti ovviamente parlano della 12, ma i rimorsi più grandi che ho io sono per la 15, perché comunque dopo la 12 ho fatto birdie la 13, ho avuto una buona chance la 14, ero pari con Tiger. La 12 è una buca così, ovviamente col senno di poi si può dire tira più lungo, tira più a sinistra, ma storicamente è una buca dove a giocatori, come dire, alcuni dei giocatori più forti della storia di questo sport è successo di andare in acqua, per cui non posso neanche, ecco, come dire, bastonarmi troppo per quello. La 15 è stata un sicuramente, quando ci penso, è quella che tra virgolette fa più male. È stata una concatenazione, direi, di piccoli errori, iniziando col drive, appunto, che è andato troppo a destra. E lì il drive, ovviamente, se lo tiri troppo a sinistra, con la bandiera di domenica corta a sinistra, non hai angolo per tirare il secondo green. Per cui l'idea dal tiro è quella di essere aggressivi col lato destro del fairway. E purtroppo 5-6 metri troppo a destra, sono finito nelle piante. Lì ero negli aghi di pino, no, con un lie abbastanza buono, avevo qualche tronco davanti, però con una visuale assolutamente buona, almeno per la parte sinistra del fairway. No, e poi l'altra cosa, Augusta è un campo dove la strategia è fondamentale, la strategia viene discussa quasi sempre durante i giri di prova o comunque prima del giro. Io mi ricordo domenica, prima di giocare con Peglio, comunque avevamo preso un caffè prima anche del campo pratica, facendo buca per buca appunto come volevamo giocare in base alle bandiere, in base al vento. E quello che avevamo deciso lì era di fare il lay-up il più a sinistra possibile, tra virgolette, perché se tu ti immagini il green della 15, più sei a sinistra in fairway, più come angolo prendi il green per lungo, per cui innanzitutto hai un po' più di spazio per far atterrare la palla e puoi anche sfruttare la pendenza del green con lo spin per avvicinare la palla alla buca. Ecco, se sei da destra a quella bandiera, secondo me è un colpo molto più complicato, per cui questo è il ragionamento che c'era dietro. Il mio rimorso, sì, è quello, chissà, di averlo fatto un po' frettolosamente il secondo colpo, e sono andato, se vuoi dire, 5 metri troppo lungo, 5 metri troppo a sinistra, ecco, rispetto a quello che dovevo fare. Però purtroppo Augusta è un campo così, un campo dove giochi sul limite del rasoio, e davvero 4-5 metri di differenza, a volte anche su un lay-up, fanno una differenza enorme, ecco. Sì, sì, no, infatti è una cosa che ti ho sempre voluto chiedere, anche perché, come hai detto tu, secondo me ancora c'erano dei margini lì, assolutamente. No, chissà, sì, l'altra cosa comunque che poi avevo analizzato anche con Peglio, quando ci siamo trovati lì, non mi ricordo ovviamente la distanza esatta, ma credo fosse un colpo di circa 75 metri, ecco, la bandiera. L'albero lì di sinistra comunque non ha rami fino alla cima, per cui tirando un colpo più basso non avrei avuto il problema di colpire le pigne. Ovviamente per tirare un colpo più basso avrei dovuto usare magari un 56 gradi, non un 60, gli avrei dato meno spin, per cui l'alternativa era tirare un 56 a non prendere il pino, andare più o meno dove era andato Tiger col secondo colpo, per cui 8 metri a destra della bandiera, e dire fare due putt, faccio 5, ok, sono uno, magari due colpi indietro se lo imbuca il putt, però poi ce la giochiamo sull'ultima buca. E poi però lì sono, come dire, momenti, decisioni, sì, sì, sì. E abbiamo deciso di cercare comunque di essere aggressivi. Io pensavo comunque di riuscire
a dargli un piccolo draw col 60 ed è partita leggermente troppo a sinistra, però di nuovo un colpo che aveva impattato bene, per cui se è 2 metri più a destra rischia di essere, non dico data, ma quasi, quindi si fa quel che si può. Sì. Esatto. Oh, dai, forza, in bocca al lupo per tutto. Ciao, bello. Grazie, ciao GL. Ciao, grazie GL per l'intervento. Grazie Alfredo, a te. Accendi pure il microfono. Alfredo da Corte ti vuole fare una domanda, vuole intervenire. E grazie ancora GL per essere stato con noi. Vai, Alfredo. Ciao, Chicco. Ciao, Alfredo. Ciao. In percentuale, quanto... conta secondo te il miglioramento che hai fatto sul putt e sul driver? È un intruso, eh? Un nostro associato. Fa piacere, non sapevo che la PGA avesse associati così giovani. Assolutamente. Iniziate presto. Esatto. Non so se ti è chiara la domanda, cioè l'evoluzione che hai avuto sul driver e sul putt. Sì. Quale delle due secondo te ha avuto più incidenza sul tuo gioco? Grazie. Niente, ma quello che ha avuto incidenza onestamente è stata la combinazione dei due, nel senso che se io avessi migliorato solo una delle due cose avrei migliorato, ecco, ma non abbastanza probabilmente per arrivare al livello a cui sono arrivato. Io sono d'accordo comunque in generale con mio fratello che so che di questa teoria nel golf moderno i colpi dal tee sono importantissimi. Difficile dare una percentuale esatta per me, che non sono fortissimo con i numeri, però essere sufficientemente lunghi e tirare dritto dal tee è un vantaggio assoluto. Ancora di più nei major, ancora di più in America, comunque si giocano campi mediamente più tosti, più difficili. Ecco, sì, se devo dire una cosa, forse i colpi dal tee comunque sono quelli, prendendo distanza senza perdere, come dire, troppa precisione, sono quelli che mi hanno dato la possibilità di avere delle chance nei tornei importanti, però poi per vincere i tornei importanti devi imbucare i putt. Perché se non imbuchi i putt, soprattutto nei momenti chiave del torneo, non c'è sempre qualcun altro che li imbuca e vince lui al posto suo. Per cui direi la differenza è quella. Grazie. Ottimo, grazie mille Alfredo per la domanda. Andrea, ti puoi collegare? Che sei sì. Così fai la tua domanda del fitness. Grazie ancora Alfredo. Ricordati di associare tuo figlio tra un paio d'anni. Vai pure Andrea. Grande Zwing, il bimbo di Alfredo, lo posso confermare. Ciao Chicco, un grandissimo piacere averti qui con noi. Volevo chiederti quanto nel tempo il tuo approccio alla preparazione fisica è cambiata e quanto ritieni che ti abbia dato, diciamo, qualcosa di molto importante per fare dei salti di qualità. No, molto, molto. È cambiata molto e mi ha aiutato molto. Ho avuto la fortuna intorno al 2010, direi 2009-2010, di incontrare comunque una persona che ancora adesso attualmente è il mio preparatore atletico e ha un ruolo anche più importante perché comunque si occupa di tutto quello che riguarda, diciamo, la parte del mio benessere, della mia salute, per cui mi aiuta con quella che è la nutrizione, il chiropratico che vedo comunque una persona sua di fiducia, ecco, per cui mi segue, ecco, in maniera quasi olistica. No, la preparazione fisica da quel momento in avanti ho iniziato a prenderla più seriamente e abbiamo fatto grossi miglioramenti, grossi progressi durante gli anni, che poi hanno aiutato anche a quello che diceva Alfredo prima, di comunque di migliorare il drive, di migliorare in generale la distanza dei miei colpi. E per cui direi quello, sì. Poi ci sono ovviamente tanti aspetti della preparazione fisica che hanno un'influenza sulla nostra carriera,
noi come primo obiettivo abbiamo sempre avuto quello della prevenzione degli infortuni, perché comunque se sei infortunato ovviamente non vai da nessuna parte, e giocando tanto, viaggiando tanto è qualcosa di importantissimo. Quando comunque dopo qualche anno abbiamo migliorato da quel punto di vista e sentivamo di avere una base più solida, abbiamo iniziato a lavorare più sulla forza, sulla velocità, ecco, su aspetti che hanno avuto poi anche magari un riflesso più facile da vedere, da percepire sul mio gioco. Ti ringrazio, grazie mille. Niente. Ciao. Ecco, senti Chico, adesso che stiamo entrando un pochino più nel dettaglio del tuo swing, c'era Massimo Scarpa che mi ha mandato un'interessante domanda che vorrei che la facesse lui direttamente. Max, se ti vuoi accendere il microfono così gliela fai direttamente, saluti Chico. Eccomi. Ciao Max. Ciao Chico. Ciao. È una curiosità, vado nel dettaglio perché ce l'ho ormai da un anno e un mese. Agasta 2019 c'avevi un piccolo squat a inizio downswing, poi toglievi il piede sinistro per sfruttare il ground force, penso. Due mesi dopo tiravi una sorta di, sempre in campo pratica, di colpo col passo, quasi col piede destro che sormontava il sinistro. E così apparentemente può sembrare una contraddizione. Probabilmente avevi esagerato nel togliere il piede sinistro, probabilmente cambiati idea, non lo so, ma è una curiosità che ti faccio. È una domanda che ti faccio perché mi è rimasta impressa questa cosa. Sì, ma no, hai visto bene, tutto parte comunque da fine 2018, l'inverno, diciamo, a fine 2018, che con Dennis appunto cercavamo di proseguire quel lavoro di miglioramento per quel che riguarda la velocità dello swing e l'utilizzazione delle ground forces e niente, quindi devo dire che fin da inizio stagione diciamo che erano due drill da campo pratica che alternavamo quasi, ecco, perché comunque sì, avevo il problema che quando facevo quello squat, quel salto con la rotazione, dopo un po' che lo facevo iniziavo a, diciamo, non mi vengono le parole in italiano, ma la mia rotazione avveniva troppo con un asse sulla parte destra, non trasferivo abbastanza bene il peso a sinistra. E quindi sì, dopo il master, quella era comunque l'ultimo giro da gasta, non avevo giocato particolarmente bene da tee green, sicuramente, almeno per i miei standard, per cui l'analisi era stata quella, avevamo cercato di compensare, ecco, in quel modo. Poi sì, purtroppo secondo me lì durante l'estate del 2019 abbiamo perso un po' di chiarezza, di intento, di quello che volevamo fare. Abbiamo iniziato a sperimentare forse un po' troppo. Però io quando analizzo diciamo la mia situazione, le mie performance, non cerco di non isolare mai troppo una zona specifica del gioco o un aspetto troppo specifico, ecco, per cui secondo me, tornando al discorso che facevo all'inizio, lì comunque Agasta è stata una brutta botta per me e ovviamente me ne sono reso conto immediatamente, ma anche e mi ci è voluto più tempo per capirlo per le persone intorno a me, ecco. E secondo me è stato veramente il momento in cui quel cavalcare l'onda di cui parlavo prima si è bruscamente fermato in quelle ultime 9 buche, e quando abbiamo perso quella carica che arrivava comunque dai risultati dell'anno prima, abbiamo iniziato un percorso in cui siamo ancora adesso, in cui stiamo decidendo, ecco, cosa fare del nostro futuro e come farlo. Per cui tante cose insieme, ecco. L'aspetto tecnico sicuramente, ma c'è anche un aspetto mentale, c'è un aspetto fisico, come ha dimostrato anche quest'ultimo infortunio che ho avuto, che è stato abbastanza strano per me, perché non sono cose che normalmente mi capitano. Perfetto. Lascerei la parola a Elio Vergari, che aveva una domanda da farti, immagino sulla tecnica nuovamente.
Elio, se ti vuoi attivare. Ci sono. Ciao Elio. Ciao Francesco, non ti vedo. Ci sono, ci sono. Ah, ecco. Ciao. Non è così normale parlare con un vincitore di major, per me. Allora, forse tu l'hai già metabolizzata, ma io no. Ma no, no, però... non credo che la metabolizzerò mai. È vero? Poi anche poi la Ryder Cup, fare 5 risultati positivi, credo. Non è mai successo, vero? Non so, di nuovo le statistiche non sono il mio forte, non chiedetemi. Credo di ricordare che non sia mai accaduto. Avevo due domande, ma le ho bruciate tutte e due. Quella del 15 e quella del passo in avanti. Allora me ne volti mettere un'altra. Allora, vabbè, tu ti presenti per un torneo, ok? Fai due giri di prova, un giro di prova, poi la sera vai a letto e sei pronto per il primo giro. Sì. Intanto, quando vai a dormire? Dormi tranquillamente? Gli occhi subito? Sì, io fortunatamente fin da ragazzo non ho avuto mai problemi di sonno e tuttora non ho problemi di sonno, anzi quando sono a casa comunque i bambini sono più mattinieri di me, per cui quando sono sul tour poi prendo... Anche la sera del master tu vai a letto e svieni? Sì, sì. No, una cosa che non ho detto del master che in pochi sanno è che comunque... del master dell'anno scorso, sì, no, domenica avevo dormito senza problemi, ma anche perché mercoledì avevo fatto la gara dei par 3 come tradizione con i miei bambini e con mia moglie, e tornati a casa, finita la gara dei par 3, ho iniziato a sentirmi male, e mercoledì sera sono andato a letto con 40 di febbre, però. Per cui... avevo parlato col mio medico, diciamo, di fiducia qui a Londra e avevo iniziato subito a prendere antibiotici che fortunatamente avevo con me. E uno dei ricordi del master dell'anno scorso, comunque soprattutto le giornate di giovedì e venerdì, era che ero di nuovo fisicamente a pezzi, perché ovviamente prendendo gli antibiotici con la febbre era stato veramente dura, e poi invece sabato e domenica mi sentivo un po' meglio, però comunque fisicamente ero abbastanza provato, per cui a maggior ragione appena mi mettevo nel letto la sera mi addormentavo in 5 secondi. Ancora bella fortuna, eh? Emanuele dice che sei sonnambulo. Peppo? Lui ha testimoniato. Non ti dirò un po' di storie con Peppo, perché... Ti capita di ricordare? Ah, scusa Eli. Di ricordare i sogni? No, poco, no. Faccio dei sogni golfistici, diciamo, come tutti, quando mettono i tabelloni troppo vicini al tee di partenza per fare il backswing, esatto. E quelle cose. I muri davanti, dimentichi il drive, non sì. Hai le palline. Arriva sì, in ritardo sì. Sul tee, tutte quelle cose, sì. Anche tu? Sì, sì. Anche questa è una roba incredibile. Sì. Ascolta, tu pur avendo... ho una domanda relativa a quello che hai detto prima di Bold, me l'ha chiesta Bold Giorgio De Pieri. Utilizzi dei misuratori dello stato di salute come il ring o qualcosa che ti possa aiutare a vedere qual è il recovery rate che hai? Sì, sì. No, in realtà la persona che mi segue non è un grande fan di tutte quelle cose al polso, tipo Whoop, che va molto di moda adesso, al dito. Per cui quello che faccio è che di solito dormo con uno sleep monitor che ha due sensori sul petto, diciamo. E però sì, lo utilizziamo regolarmente quando sono a casa, quando sono sul tour. E regoliamo comunque quella che è l'intensità degli allenamenti, sia fisici che golfistici. Soprattutto in base a quello. Io in quello, ma in tante altre cose, cerco di avere un approccio più scientifico possibile, ecco, per cui sono un grande fan di quelle cose. Quindi lo metti solo a dormire, non durante allenamenti o quando sei in giro? Normalmente sì. No, beh, poi durante l'allenamento abbiamo altri tipi di sensori che misurano velocità, forza e cose varie. Però quello specificatamente del recupero lo metto per dormire e poi al mattino controlliamo come è stato veramente il sonno. Ottimo, grazie. Francesco, vai pure.
Ho un tuo grande fan che mi chiede con insistenza la parola, che è Andrea Maestroni. Se Andrea ti vuoi attivare. Eccomi, sentite? Ciao maestro. Ciao Chico, ti trovo bene. Grazie. Ascoltami, io ero curioso invece di sapere una cosa riguardo il team che tu adesso hai. Hai sempre detto più volte che insomma è fatto di tante persone, ma quando è che ti sei reso conto nella tua carriera che era importante avere qualcuno intorno a te? E se sei stato tu o magari ti è stato suggerito? Ma me ne sono reso conto abbastanza all'inizio, onestamente. I primi anni sul tour comunque ero abbastanza da solo. Sergio mi ha seguito qualche stagione più, diciamo, più regolarmente, qualche stagione meno tornei. Però sì, abbastanza subito mi sono reso conto che comunque per andare avanti, per continuare a migliorare, avrei avuto bisogno di, come dire, della competenza e dell'esperienza di altre persone. No, e poi il team si è formato poco a poco durante gli anni, non è quasi mai stata una roba programmata, ecco, è successo, ho avuto di nuovo la fortuna di incontrare le persone giuste al momento giusto, ho avuto anche sicuramente la fortuna di fin da subito con Sergio, comunque quando sia io che Dodo gli abbiamo proposto di andare a vedere Dennis, Sergio comunque ha avuto, come dire, l'umiltà e ci voleva bene abbastanza da non, ecco, mettersi in mezzo. E poi la stessa cosa è successa tanti anni dopo comunque con Dennis, che all'inizio mi aiutava per quello che era il pat, il gioco corto, e poi parlandone con tramite discussioni, sia io che lui eravamo d'accordo che avessi bisogno in quel momento di qualcuno di più specifico per il pat, di qualcuno di più specifico per gli approcci. Quando è stato il momento di qualcuno che mi aiutasse a, come è stato poi Dave, a programmare gli allenamenti, a rendere gli allenamenti più tosti, più produttivi. Per cui è stato un percorso lungo e adesso un team sicuramente numeroso intorno a me che comunque è anche non facile da gestire, perché sono personalità diverse. Dietro le quinte, come in tutti gli ambienti, se tu ti immagini un ufficio adesso che intorno a me ci sono 7-8 persone, se tu ti immagini un ufficio di 7-8 persone ci sono discussioni, gelosie, per cui aiutano sicuramente un sacco, ma ecco, non è così semplice, non è sempre tutto in discesa, ecco, ci sono, ma anche nei momenti di successo nel 2018 ci sono state un sacco di discussioni, però io penso che sia anche quello, sia comunque trovare un equilibrio. Se io avessi 8 persone intorno a me che vanno sempre d'accordo su tutto, sarebbe assolutamente inutile, perché allora potrei averne una e mi direbbe le stesse cose. Certo. Per cui trovare l'equilibrio, ovviamente bisogna avere il rispetto degli altri, dei propri colleghi, però bisogna avere anche il coraggio di dire quello che si pensa e di confrontarsi a volte onestamente. Per cui quello è sicuramente una grande mole di lavoro dietro le quinte che non si vede. Comunque la gente ci vede arrivare ai tornei, lavorare, andare via, ma ecco, non pensiate che sia tutto rose e fiori. Ok, ti ringrazio, un saluto. Mi collego alla domanda di Andrea un secondo solo, che è stata molto, molto ottima secondo me dal punto di vista futuro di giocatori forti e di come poi fare lo step successivo. Come pensi che sia il la tua decisione nel dover lavorare più su una cosa più sull'altra, cioè nel senso preferisci lavorare sulle statistiche, dalle statistiche vedi quali sono gli aspetti su cui devi migliorare, rafforzi quelle già forti e migliori quelle deboli, oppure hai qualcuno che ti dice ok, oggi fai questo, oggi fai quello, o hai un processo uguale tutte le volte? No, non ho qualcuno che mi dice fai questo, fai quello.
io cerco comunque sempre di prendermi le mie responsabilità, ecco, non... un'idea che ho sempre avuto in testa e ancora di più negli ultimi anni salendo di livello, e che più sali di livello meno, tra virgolette, puoi aspettare che siano gli altri a farti migliorare, ecco, devi prenderti le tue responsabilità ascoltando ovviamente gli altri e discutendone, ma ecco, ci devi arrivare tu a quel livello, non ci devono arrivare loro, per cui non sono un grande fan, diciamo, di giocatori che delegano tutto agli altri e sono, tra virgolette, più passivi. Utilizziamo le statistiche, sì, ovviamente le statistiche sono molto importanti, soprattutto quelle americane con gli shots gained, che sono, diciamo, più affidabili. Dave, comunque, Allred, ha tutta una, a parte una sua raccolta di statistiche su cui lavoriamo alla fine di ogni giro, io gli mando i dati e lui elabora le statistiche. Sì, per cui è molto empirico da quel punto di vista, però poi c'è anche una parte più di sensazione, nel senso che Dennis è più un allenatore per certe cose, almeno vecchia maniera, per cui mi fido della sua esperienza, mi fido del suo occhio, e tante volte cercare di combinare le due cose, ecco, non è solo statistiche, non è solo intuito, ma cercare di combinare entrambe le cose. Però, come diceva D'Andrea prima, poi appunto lì tante volte poi magari ci sono opinioni diverse, però alla fine gli dico sempre è la mia carriera, per cui sono io che devo decidere cosa fare, loro mi consigliano ovviamente, però la decisione finale spetta a me poi. Ottimo, Chicco. Senti, a proposito di statistiche, c'era Lorenzo Magini che ti voleva salutare e fare una domanda a tal proposito. Lore, se vuoi attivarti l'audio. Con la tecnologia magico dobbiamo migliorare. Aspetta, riesci ad andare a evitare? Ecco. Ok, perfetto. Senti? Ciao Lorenzo, sì. Ciao Chicco. Allora, no, ricollegandomi al lavoro che hai fatto con te, al seminario su a Milano che ha organizzato la PGA, come altri di partecipanti che sono qui, e sono rimasto molto colpito da tutto quello che hai fatto. Poi tu comunque eri, me lo puoi confermare, meno metodico su queste cose di tuo fratello, e quando hai cominciato a impostare un lavoro con Dave hai migliorato tantissimo, giusto? Sì, sì. Senza dubbio. Volevo sapere, sul putt, l'esercizio, il drill che ti ha aiutato di più, perché io ho visto che hai usato un quaderno, no? E usi con Dave e scrivi qualsiasi cosa ogni volta che finisci l'allenamento, giusto? Sì. Sul putt, quale esercizio ti ha aiutato di più? Quale drill ti aiuta di più? Cosa fai più spesso per allenarlo? Ma sul putt devo dire che una grossa mano me l'ha data Phil Kenyon, assieme a Dave sicuramente, però nel 2016, inizio 2016 e tutto 2017, che comunque già lavoravo con Dave, sulla parte tecnica lavoravo con Dave Stockton in America, che è un allenatore di putt, ma un allenatore agli antipodi, diciamo, di Phil Kenyon, nel senso che è un ex giocatore, vincitore di major anche lui, e utilizza molte più cose di nuovo di sensazione, di feeling, di visualizzazione, e mi ha aiutato sicuramente a essere meno robotico su green, a essere più creativo, a migliorare tanti aspetti. Però purtroppo durante quel periodo tecnicamente avevo comunque
peggiorato, avevo perso tante certezze. Poi quando ho iniziato a lavorare con Phil, invece appunto lui è un allenatore sicuramente molto più moderno, molto più che utilizza più la tecnologia, che mi faceva vedere video, capto, SimLab del mio movimento, del pat, e mi sono reso conto che tecnicamente c'era tanto da migliorare. Come drill ne facciamo tanti a rotazione. Diciamo che il concetto di fondo di quello che dicevi tu di scrivere sul quaderno è che è un po' il concetto di fondo di tutto quello che fa Dave, e che nel senso che se tu ti scrivi e se tu hai un record, una prova di quello che hai fatto un certo giorno, il giorno dopo puoi andare di nuovo in campo ad allenarti cercando di migliorare appunto quel risultato, quella statistica. E se lavori bene e fai le cose con serietà, a lungo andare dovresti vedere tutti questi dati migliorare. E a quel punto, se tutti questi dati migliorano, tu hai una prova empirica davanti a te che sei migliorato, che sei meglio di come eri un giorno prima, due settimane prima, un mese prima, due mesi prima. Per cui per me comunque, quando ho iniziato con lui, avevo una carenza probabilmente di autostima anche rispetto al livello a cui già ero. Mi ha messo di fronte delle prove, dell'evidenza che stavo migliorando e che sarei dovuto essere più fiducioso in me stesso, e per cui a quel punto si scatenano anche tutta una serie di questioni mentali che poi ti aiutano a giocare bene. Grazie, Chicco. Niente, piacere. Ecco, Chicco, concludiamo con altre due domande, che è già quasi passato un'ora e mezza, così ti lasciamo le tue cose. Farei intervenire prima Piero Sabellico, che ti voleva salutare e fare una domanda sempre sulla questione mentale. Piero, se vuoi. Ciao, Chicco. Piacere vederti. Senti, la mia domanda è più che mentale, sì, riguarda la tua mente, ma è una curiosità, perché ci penso ma non riesco io a trovare la soluzione, quindi me la devi dare tu, che sei una, come dire, macchina, un laser, per cui i laser non hanno paura assolutamente di niente. Però la mia domanda è questa: c'è un colpo, una situazione, una buca, qualche posto nel campo, in un campo, in una buca in particolare, dove non ti senti sicuro al 100%, c'è un colpo che ti mette un po' più di ansia rispetto al metti la palla sul tee e tira sto drive? Tanto io dico sempre a scuola che se dovessi scegliere un giocatore a cui dare il mio drive con l'acqua a sinistra e l'out a destra e il vento laterale, lo do a Francesco e andiamo avanti, perché tanto la palla finisce in fairway. C'ho gli incubi, sto a pensare. Ce n'è uno che dove dici, vabbè, fammi ripensare un attimo. Sì, ok, è così. No, beh, sì, ce ne sono tanti. Adesso se vuoi poi ci penso e ti faccio qualche esempio di qualche buca, come dire, ostica. Però no, sì, la paura, tra virgolette paura, la tensione, come vuoi chiamarla, cioè, c'è sempre in tutti i colpi, anche se sei sicuro di te stesso e anche se vai sul tee e stai giocando bene, la paura c'è sempre. Cioè, ovviamente io se pensi adesso un momento, ovviamente, che vi ricordate tutti, l'ultimo giro Carnoustie, quando metti la palla sul tee della 17 e c'è il vento dritto in faccia, che sai che ovviamente qualsiasi effetto parta la palla fa effetto che si apre o si chiude di 30 metri, cioè l'acqua a sinistra, raffa a destra. Ho tirato il legno 3, ferro 2, per cui sai che se manchi il fairway, cioè c'è l'acqua a sinistra, ma anche se vai in raffa a destra non è che puoi tirare il green, per cui è un fairway, no? E lì sei ovviamente in tensione, ovviamente poi in quella situazione ancora di più. Però io penso che il segreto, tornando a quello che dicevo anche prima, è proprio riuscire, tra virgolette, a passare i propri limiti e riuscire a fare un buono swing e di conseguenza un buon colpo anche in quei momenti in cui sei assolutamente non a tuo agio e c'hai mille cose che ti passano per la testa. Io magari do quell'immagine di me da fuori, ma non credo assolutamente che nessuno sia
un robot quando siamo in campo, che sei alla 18 del golf nazionale, ti metti sul tee e dici, ma sì, tanto chi se ne frega, cioè, non c'è nessuno che pensa così, ma neanche Tiger, e te lo posso dare per sicuro che l'ho visto, ci sono stato, giocato in tutte le situazioni, lo vedi, cioè non è così, però quello che si fanno i più forti alla fine è che comunque, anche se c'hai mille cose per la testa di questo tipo, riesci comunque a mantenere un controllo, nel senso che visualizzi quello che vuoi fare, che ti concentri, sai quello che devi fare per fare un buono swing e lo fai. Perfetto, grazie, a presto, spero di vederti presto dal vivo. Grazie Piero, un abbraccio. Ultima domanda, Chicco, da parte di Giovanni. Giovanni, se vuoi intervenire. Giuseppe, scusa, non Giovanni. Giuseppe, chiedo scusa. Pronto? Ciao Pippo. Ciao Chicco, scusami, come va? Tutto bene, tu? Bene, bene. Io ho una domanda, una curiosità. Giuseppe, scusa, ti fermo un secondo. Sì. Hai un qualcosa al telefono vicino che crea qualche problema al microfono? Se magari lo riesci a tenere in mano, forse è meglio. Dimmi, si sente meglio? No, purtroppo. Si sente? Prova. Prova, sì, prova. Adesso prova. Sento, sì. Ecco. Una curiosità. Anch'io ho giocato per qualche anno, ma puoi ben immaginare, i livelli sono ben diversi. La mia curiosità è questa. Tu per una decina d'anni hai giocato, per me, un grandissimo golf con un fatto, come dicevi prima, carente. Sì. Come hai fatto a resistere tutti questi anni con... capisci quello che voglio dire? Perché sì, a un certo punto viene salto tutto, perché si può giocare con un drive mediocre, si può giocare con i ferri non granché, ma non si può giocare con un pad deficitario perché ti distrugge. Come hai fatto tutti questi anni, proprio a livello emotivo, a resistere e arrivare dove sei arrivato? Insomma, eccellenza. Sì, beh, diciamo che io ti ricordi, perché mi hai conosciuto comunque da ragazzino, diciamo che il mio gioco è sempre stato un po' così, un po' quello, per cui quello probabilmente mi ha aiutato andando avanti ad accettare che le cose fossero così. Diciamo che sì, i primi, probabilmente sì, almeno 10 anni di carriera, c'erano settimane che pattavo, che non riuscivo a passare il taglio, anche se giocavo bene. C'erano settimane che pattavo maluccio e finivo magari trentesimo, e c'erano settimane che pattavo così e finivo nei top 10 o nei primi 5. E quindi niente, l'inizio è stato così, però poi dopo tanto tempo così, appunto, torno a quello che dicevo prima, cioè o ti accontenti e vai avanti così, che non è facile perché le frustrazioni ovviamente sono tante, o se no non lo accetti e cerchi di cambiare. È anche un po' il discorso che dicevo all'inizio delle etichette. Purtroppo, secondo me, in Italia, comunque nel golf, ma in Italia in generale, c'è un po' l'atteggiamento che se io nasco giocando bene, pattando male, sarò così per il resto della mia vita. E, ecco, io non mi sono rassegnato a quello, ho cercato modi di migliorare e poco a poco sono riuscito a trovare le cose che mi aiutavano, le cose che non mi aiutavano. Ho avuto sicuramente anche una gran fortuna, come dicevo prima, a trovare le persone giuste al momento giusto della mia carriera. Io sono convinto che magari non ci piace sentirlo, ma la fortuna nel golf professionistico è un elemento comunque importante. Ovviamente poi si lavora per migliorare, per fare tutto il meglio possibile, però poi un elemento di caso, di fortuna rimane. E la mia più grande fortuna è stata quella di trovare le persone
in grado di aiutarmi nel momento in cui io ero come dire, disponibile a farmi aiutare. Un esempio di questo è il mio lavoro con Phil Kenyon, che ci avevo fatto una lezione di PAT nel 2007 forse, 2007-2008, mi ricordo ancora in Svezia a un torneo del Tour Europeo, e dopo avevo fatto una lezione e non ci eravamo trovati assolutamente per niente, probabilmente perché lui era sicuramente un coach diverso, ma anche io non ero pronto appunto a ricevere quelle che erano le sue indicazioni. E poi 10 anni dopo, 11 anni dopo ci siamo ritrovati, io comunque sicuramente con una maturità diversa, in un momento diverso della mia carriera, e lui probabilmente anche con qualche conoscenza in più, anzi molte conoscenze in più, e invece le cose sono andate benissimo, per cui c'è sicuramente quell'elemento di caso, ecco. Non ho fatto tutto giusto, ho avuto anche un bel po' di fortuna nei momenti giusti. Ho capito. Grazie e auguri. Grazie Pippo, un abbraccio. Francesco, l'ultimissima domanda. Siamo curiosi di sapere, secondo te, chi sarà il futuro vincitore di Major tra i giovani che vedi nel Tour Europeo, nel Tour del PGA? Quale pensi sia il più grande talento? Chico. Ce ne sono molti. Sicuramente quello che vedo adesso, soprattutto in America, è che, ma non sono l'unico io a dirlo, non è una novità, è che i giocatori di college comunque arrivano già molto, molto preparati, per cui già 19-20 anni sono super competitivi. Di quelli che non hanno ancora vinto c'è probabilmente Patrick Cantlay, che io penso vincerà a breve, c'è Xander Schauffele che anche lui è sempre lì e vincerà. Parlando di europei, John Rahm è sicuramente un talento stratosferico che non posso pensare che non vincerà un major in carriera, ecco, per cui è ancora molto giovane, ha tutto il tempo. C'è il mio amico Tommy che anche lui non riesco a vedermelo non vincere un major in carriera o anche più di uno, per cui ce ne sono tanti sicuramente rispetto a quando magari iniziavo io, a quando crescevo io, che Tiger era praticamente imbattibile. Adesso c'è molta più possibilità, ci sono molte più possibilità, ecco, ci sono molti più giocatori con delle possibilità. Super, grazie mille. Ovviamente noi italiani ci auspichiamo che siate voi giocatori italiani a vincere tanti altri, e tu in particolare. Chico, io ti ringrazio a nome di tutti, ci sono ancora più di 100 partecipanti, quindi questo incontro è stato davvero importante, ti auguriamo ogni bene e speriamo di rivederci sui campi e anche in televisione. Grazie. Mille e un abbraccio. Grazie, da parte. Ciao ragazzi. Sei un grande, grazie per il tuo tempo. Niente, grazie per aver dedicato del tuo tempo. Un abbraccio a tutti. Grazie ancora. Ciao. Grazie ancora, grazie a tutti. Ciao, ciao Chico.